Anche quest'anno ancora più gagliardi per l'ottava crociera della musica napoletana e siamo ad otto. Ciao Maurizio, ottava crociera della musica napoletana, sempre insieme alla nostra Napoli Live. Quest'anno invece del Mediterraneo occidentale siamo passati al Mediterraneo orientale. Pertanto oggi siamo arrivati a Bari, un bel imbarco perché c'erano veramente tantissime persone, grandi artisti quest'anno, abbiamo, come abbiamo presentato stasera nel nostro Crystal Lounge, abbiamo il pittore Cuno Gaglione, la giornalista e scrittrice Giuliana Gargiulo che terrà le conferenze e le relazioni pomeridiane, domani pomeriggio tiro incrociato con Peppino Di Capri, poi spettacolo con Peppino Di Capri al Teatro della Nave e poi abbiamo le due serate con i nostri due giovani della nostra musicalità napoletana, la nostra affascinante Annalisa Martinisi con le sue napoletane cantate in francese e il nostro Masaniello, il nostro scugnizzo per eccezione, il nostro Aniello Misto che ci divertirà e quindi chiuderà questa nostra ottava edizione. E una voce di strumenti a ballo ma spirita da sentimento voglio ma c'è sapone malamente quando ma quando male quando è bello. Buongiorno e benvenuti a Catacolon, prima tappa dell'ottava crociera della musica napoletana. Adesso vi porto un po' in giro a visitare le piccole stradine e i vicoletti di questa bellissima città greca. Seguitemi. Catacolon, punto di accesso per Olimpia, dove dal 1865 ogni 4 anni si tenevano i giochi sacri per Zeus. Ma adesso siamo qui tra questi vicoletti e non ci resta che acquistare qualche tipico prodotto greco. Ottava crociera della musica Dopo il grande successo del 2015, la Scoop Travel è lieta di presentarvi la nona edizione della Crociera della Musica Napoletana a bordo della MSC Poesia dal 26 settembre al 3 ottobre. Sarà come sempre un viaggio straordinario tra mare, divertimento, relax e soprattutto tanta buona musica napoletana. Con noi, ospite e testimonial, Sal Da Vinci, uno dei cantanti e attori più rinomati e di successo, figlio della nostra città. Inoltre gli show con le belle voci di Francesca Marini e Massimo Masiello. Interverrà lo scrittore Pino Aprile. Allora, sarà come sempre, anzi più di sempre, il viaggio indimenticabile. Italia, Malta, Spagna, Francia, a bordo della MSC Poesia, con partenza da Napoli. Nona crociera della musica napoletana da un'idea di Francesco Spinosa dal 26 settembre al 3 ottobre 2016 con le canzoni successi e la grande voce di Sal Da Vinci e con Francesca Marini e Massimo Masiello e poi serate di karaoke, la posteggia di Villanova, gadget, premi e tanta tanta amicizia. Nona crociera della musica napoletana a bordo della MSC Poesia, l'unica, esclusiva e inimitabile crociera è questa, a partire da 740 euro, tutto incluso, tasse e assicurazione, e se prenoti prima avrai anche uno sconto. Ti aspettiamo per info Scoop Travel, nona crociera della musica napoletana, quando il viaggio va oltre.
siamo in Grecia, nella terra dei miti, e abbiamo ospite nostro veramente un grande mito della canzone, non solo napoletana, Peppino Di Capri! Peppino Di Capri! Benvenuto! Allora Peppino, raccontaci un pochettino le emozioni, il perché, il percorso. Ma com'è che a Capri questo ragazzino che c'aveva il pianoforte del nonno ha cominciato a cantare e in quella maniera? No, io ho cominciato prima a suonare perché da bambino a 4 anni non avevo giocattoli, quindi c'era soltanto un pianoforte francese vecchio, scordato, eccetera. E ho cominciato a giocare sui tasti del pianoforte fino a che riuscivo a comporre, insomma, mettere insieme delle note che avevano alla canzone che avevo ascoltato per radio. Peppino ha inciso quasi 500 canzoni, nel suo repertorio c'era molte di più. La prova di festeggiare, perché mancano 3-4 pezzi per arrivare ai 500, quindi faremo una bella festa. Qual è stato il momento? Ma diciamo il momento più bello è quando vieni scoperto finalmente, ahimè, dai milanesi, perché quello è un passaggio obbligato, perché dalle parti nostre non c'è né, come dire, non c'è la programmazione, la promozione, tutte queste cose che servono poi per far conoscere. Perché canto? Io canto perché è morta nonna del cantante, morì la nonna, pace all'anima sua. Meno male, se non moriva io, facevo pianista. Pensa un po'. Devo dire, la verità, gli americani e gli inglesi stanno sempre quel passo avanti musicalmente parlando, come idee, arrangiamenti, sonorità, eccetera. Quindi ti riferivi sempre a quelle cose là. E io mi dicevo, ma perché non hanno capito sulla canzone nostra, che è un po' troppo tradizionale, la grande orchestra, i grandi cantanti, fantastico tutto. Però nell'aria c'era voglia di cambiamento, un po' come nel mondo. Io ho avuto la fortuna di prendere quella direzione e mi sono trovato, grazie, lo ripeto ai genitori, con una timbrica vocale che era la fusione tra due. E quindi è la timbrica vocale che mi consente di comunicare quel tantino in più, perché ci sono cantanti, vi assicuro, bravissimi, eccezionali, che arrivano a prendere delle note che è impossibile, cioè, dico, come fa questo? Però alla fine esce, diciamo, che bravo. Ma non esce, mi hanno lasciato dentro un qualche cosa che mi appartiene, che ho sentito. E questo, signori, io penso che è un miracolo della natura e che io devo ringraziare e il Signore che mi fino ad oggi la voce è rimasta abbastanza simile a quella iniziale, a quella che piaceva e che continua a piacere. Grazie. Benissimo. Un'atmosfera tutta particolare, perché è come se fossimo in famiglia qui. Infatti lei si è aperto, anzi ci ha detto che non solo è un grande cantante, una carriera alle spalle, ma è un grandissimo sognatore. Sì, penso di sì, quest'abito su misura mi sta bene addosso, me lo sento, e poi insomma poi il resto lo fa il pubblico che continua ad amarti e a seguirti, è una cosa molto bella. Ma sicuramente non potrete non notare il quadro che abbiamo qui davanti a noi, che il maestro ha dedicato alla guest star di quest'anno. Che cosa ci vuole dire su questo quadro? Io ho voluto un po' dare l'impronta della napoletanità di Peppino, che ha portato la nostra canzone in giro per tutto il mondo. Peppino che qua è raffigurato come, non come il Pulcinella o come un semplice artista, è un grande artista, e per me non è più il cantante napoletano che canta la canzoncina, per me è l'imperatore della canzone, della canzone napoletana nel mondo. O che sono fortunato, perché chi sogna delusioni non è ha. Forse sei stata tu la prima, la sola ipotesi di vita. Buongiorno e benvenuti a Santorini, seconda tappa dell'ottava edizione della Crociera della Musica Napoletana. La località è conosciuta anche con il nome di Tira o Tera
e forma il gruppo di isole vulcaniche delle Cicladi. Ci troviamo a circa 200 km dalla costa del continente greco e adesso tutti insieme andiamo alla scoperta di questa fantastica isola. Questa vita che importanza ha? Sono diventato un sognatore e chi ha letto le mie carte. Caratteristica principale di Santorini è essere trasportati con il piccolo asinello fin su in cima. Il mondo mi continua a dire no, tra mille anni ci sarà chi parlerà dei sognatori come animali del passato che mangiavano emozioni, tra mille anni o tra due ore, ma lasciatemelo dire, io resto un sognatore e vado via, ti lascio sulle labbra una poesia, quel che sarà per questa vita che importanza ha. Dopo il grande successo del 2015, la Scoop Travel è lieta di presentarvi la nona edizione della Crociera della Musica Napoletana a bordo della MSC Poesia dal 26 settembre al 3 ottobre. Sarà come sempre un viaggio straordinario tra mare, divertimento, relax e soprattutto tanta buona musica napoletana. Con noi, ospite e testimonial, Sal Da Vinci, uno dei cantanti e attori più rinomati e di successo, figlio della nostra città. Inoltre gli show con le belle voci di Francesca Marini e Massimo Masiello. Interverrà lo scrittore Pino Aprile. Allora, sarà come sempre, anzi, più di sempre, il viaggio indimenticabile. Italia, Malta, Spagna, Francia, a bordo della MSC Poesia, con partenza da Napoli. Nona crociera della musica napoletana da un'idea di Francesco Spinosa dal 26 settembre al 3 ottobre 2016 con le canzoni, i successi e la grande voce di Sal Da Vinci e con Francesca Marini e Massimo Masiello. E poi serate di karaoke, la posteggia di Villanova, gadget, premi e tanta, tanta amicizia. Nona crociera della musica napoletana a bordo della MSC Poesia, l'unica, esclusiva e inimitabile crociera è questa, a partire da 740 euro, tutto incluso, tasse e assicurazione, e se prenoti prima avrai anche uno sconto. Ti aspettiamo, per info Scoop Travel, nona crociera della musica napoletana, quando il viaggio va oltre. Con Francesco Spinosa qui proprio a pochi attimi prima che Peppino Di Capri, che è il testimonial, il leader di questa ottava crociera della musica napoletana, qui da questo meraviglioso teatro La Scala sulla MSC Musica. Allora, che vuol dire comunque? Emozione, salivazione quasi a zero. Perché questa sera diamo inizio col concerto di Peppino alla prima serata musicale dell'ottava crociera della musica napoletana. Niente, c'è tanta gente che sta aspettando, quindi ormai possiamo dire ufficialmente è partita la crociera. Quindi in bocca al lupo a tutti quanti noi, e in bocca al lupo a tutti quanti voi, in bocca al lupo al maestro, sarà una magnifica serata. Diceva che è così l'amore o fa male. Tu mi dici, non ne ho vera, c'è saputo fa. Mannaggia a me, mannaggia a te, ti si è rubato il cuore. E poi non si lava tu spizzi e mi fa innamorare. Amor, amor.
no, visto che l'una mi fa innamorare, ti voglio bene, no.